gli opifici cinesi sono qui in fondo. In fondo. Lei ha sentito di questa vicenda dello sfruttamento lavorativo? Avevo letto, ma non sapevo fosse qua. Avevo letto qualcosa di Alviero Martini, però non avevo neanche idea che fosse qui che facessero le borse, da quello che ho letto su internet. Buonasera. Posso farle qualche domanda? Non posso rispondere, anche perché sono indipendente. Siete chiusi in questo momento? Sì, alle 17 chiudiamo. Dall'azienda incaricata della produzione, la Crocolux di Trezzano sul Naviglio, ai laboratori cinesi clandestini, le tantissime commesse avrebbero indotto l'azienda produttrice di borse a marchio Alviero Martini a esternalizzare parte della lavorazione utilizzando, tuttavia, laboratori e manodopera irregolari in ambienti insalubri senza le necessarie misure di sicurezza. Ciò che emerge da un'articolata inchiesta dei carabinieri per la tutela del lavoro è che ad operare in subappalto erano 8 opifici irregolari, dove 197 lavoratori, di cui 37 occupati in nero e clandestini, producevano ad esempio borse per 20 euro che venivano vendute in negozio a 350 euro. Lavoratori pagati 1,25 euro per una tomaia delle scarpe, che percepivano 600 euro al mese, lavorando 3 ore al giorno da lunedì al venerdì, dormendo tuttavia nei locali della ditta adibiti a dormitorio. Secondo gli inquirenti, nell'Alviero Martini Spa, che non è indagata al pari di suoi dirigenti, vi sarebbe una cultura di impresa gravemente deficitaria sotto il profilo del controllo, anche minimo, della filiera produttiva della quale la società si avvale. Una prassi illecita, radicata e collaudata, frutto di una più ampia politica di impresa diretta all'aumento del business. L'assenza di modelli organizzativi idonei per i giudici del Tribunale di Milano ha avuto l'effetto di agevolare la commissione del reato di caporalato da parte dei gestori dei laboratori clandestini. Gravi anche le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, omessa sorveglianza sanitaria, omessa formazione e informazione. Alle 9 Abdul Rumna, al suo primo giorno di lavoro, è rimasto schiacciato da un macchinario industriale in una ditta di pelletteria a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese. Scusami, ti posso chiedere, ma questa è la fabbrica dei cinesi che fa borse? Ah, questa sì. Sì, ma è chiusa ora? C'è nessuno? Non so. Comunque è questa, grazie. Siamo nell'area industriale di Castano Primo, dove ci sono diversi insediamenti produttivi, sono ancora in attività, è tardo pomeriggio, ce n'è soltanto uno completamente chiuso. Proprio qui gli opifici ospitavano la manodopera in dormitori realizzati abusivamente ed in condizioni igienico-sanitarie, scrivono i carabinieri, sotto minimo etico. E proprio l'azienda ha fatto sapere che tutti i rapporti di fornitura sono disciplinati da un preciso codice etico a tutela del lavoro e dei lavoratori, a cui rispetto ogni fornitore è vincolato.